tutti! Beh, direi che questa puntata ha praticamente confermato definitivamente la teoria che vede Daya, Kanan e Mari come gruppo di idol durante il loro primo anno di liceo. Dapprima il test sulla lavagna. Durante questi 2 anni quella stanza è diventata una specie di sgabuzzino. Ma la lavagna con il testo fa intendere che quella probabilmente è la stessa aula che 2 anni prima hanno utilizzato Daya, Kanan e Mari. E che quel testo è probabilmente rimasto scritto sin lì da quando abbandonarono quell'aula 2 anni prima. Anzi, forse il motivo per cui Dai ha sempre rifiutato la formazione di gruppi idol, senza voler dire a Chica il perché, risiedeva proprio nel voler preservare così come era stata quella stanza, così importante per lei e le sue 2 amiche. Ruby ci ha anche confermato che l'astio di Dai verso il mondo idol è cominciato durante il primo anno di liceo, la qualcosa si sposa perfettamente con questa teoria. Per non parlare di Mari che vuole reclutare Kanan in questa faccenda delle school idol. Ormai il tutto è fin troppo palese. Ma è proprio a questo punto che una lampadina si è accesa nella mia mente. Mari è tornata dopo 2 anni e sembra che il suo unico obiettivo sia aiutare questo gruppo di idol capeggiate da Chika. L'ha detto chiaramente nell'episodio 3 e nel 4 ha detto di volerci far entrare dentro Kanan. E che è tornata appositamente per questo. Ma allora è tornata perché sapeva già che un gruppo di school idol bolliva in pentola. Quindi qualcuno dovrà averla avvisata. Ci ho pensato su e un solo nome mi è venuto in mente. Daya Kurosawa. Deve per forza esserci lei dietro tutto questo. Lei è il vero mastermind di Love Live Sunshine. Andiamo con ordine. Dall'introduzione di questo personaggio sul sito ufficiale di Love Live abbiamo scoperto 2 cose. È entrata, o meglio, entrerà a far parte delle Aqua per 2 motivi. Il primo è che sua sorella ne è entrata a far parte, come abbiamo visto in questa puntata. E il secondo motivo è che ha perso una sfida. Quale altro personaggio abbiamo già visto porre una sfida? Mari, con la sua scommessa proposta alle ragazze del secondo anno. Vi dico come sono andate le cose. Chika ha cominciato a far propaganda per questo gruppo di school idol e Daya se n'è accorta, ancor prima che le 2 avessero il loro primo confronto verbale. Ha poi rivelato questa informazione a Mari, che le ha posto una sfida. Il contenuto di questa sfida l'abbiamo visto in questo stesso episodio. Se riuscirò a convincere Kanan ad entrare in questo nuovo gruppo di idol, allora entreremo a farne parte anche io e te, Daya. Ha senso, no? O tutte o nessuna. In questo modo il trio del terzo anno potrebbe essere nuovamente insieme in un gruppo idol. Se questo è vero, allora tutte e 3 entreranno in blocco nelle acque in uno dei prossimi episodi, dopo aver convinto Kanan. Dopo che la scommessa è stata siglata, Mari ha preso il primo volo, dato che secondo una delle scan la posizione della sua famiglia le permette di viaggiare facilmente in tutto il mondo. E difatti il giorno successivo è stata avvistata da Kanan, Yu e Chika, così come mostrato nell'episodio 1. Ma ora arriva la parte più interessante. Abbiamo ormai capito che Daya ha una personalità estremamente combattuta. Da un lato ama le idol, le Muse ed Eli in particolare, e ha aiutato le ragazze attivando il generatore di emergenza. Dall'altro prova risentimento per questo mondo e fa ostruzione alle ragazze. Perché allora avrebbe accettato una scommessa del genere? Sappiamo che Daya è una ragazza molto orgogliosa che non accetta la sconfitta, ma se questa volta avesse accettato proprio perché sperava di perdere, perché raccontare a Mari di questa propaganda di Chika all'interno della Hurano Oshi se non perché presa dalla nostalgia e desiderosa di far resuscitare il loro gruppo idol dopo il fallimento subito? Daya ha rivelato a Mari queste informazioni perché lei stessa era la prima a volere che questo gruppo di Chika nascesse dentro la sua scuola. Essendo la sua personalità divisa tra l'amore per le idol e l'odio per esse, sapeva che non avrebbe mai potuto farcela da sola e ha contattato l'amica. Daya è stata la molla che, consapevolmente, condividendo queste informazioni con Mari, ha messo in moto tutto quanto. Conoscendo il carattere di Mari, sapeva che quest'ultima probabilmente avrebbe reagito così. Per quanto possa apparire il contrario, Daya è la causa di tutto. Mari aiuta le acqua alla luce del sole, ma il vero burattinaio che muove i fili nell'oscurità è Daya. Agisce come un eroe che nel più totale anonimato compie le sue azioni, senza aspettarsi alcun ringraziamento. Proprio come quando ha attivato il generatore senza farsi vedere da nessuno. Lei è l'eroe che Gotham City non si merita, ma di cui ha bisogno.